Ciao, ci ritroviamo qui nel noto locale Il Gilda di Roma e siamo in questa festa meravigliosa ed è il compleanno della bellissima Deborah Bettega. Vogliamo un attimino intrufolarci ed entrare proprio nel vivo della festa e cominciare un attimino ad indagare cosa succede in questa festa. Venite con me. Già tremando d'amore, lei viene qui questa sera, solo una questione di ore, spero di non morire vedendola entrare, potremo restare soli. Ho messo il vino nel frigo, cuoce sul fuoco il sugo, il macellaio dovrebbe arrivare, dovrebbe portare bistecche e caviale, ma un dubbio. Buonasera, e volevamo un attimino intervistarti. A seconda di quando vai in onda, può essere buon mattino, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte. No, allora diciamo buonasera, la puntata chiaramente va in onda di sera e vogliamo sapere se ti stai divertendo, se ti piace questa festa. No, sono appena arrivato, fra parentesi era da, sarà da un anno e mezzo che non venivo al Gilda, oramai sto diventando abbastanza casalingo, viaggio abbastanza per lavoro, quindi i momenti migliori li passo a casa quando torno. È un bel locale, poi vicino c'è un ottimo ristorante, Le Cru, quindi. Cosa stai facendo di bello in questo momento? Seguo il campionato di calcio per la Rai, seguo soprattutto la nazionale, recentemente siamo stati a Ginevra per l'amichevole col Brasile, poi a Malta per la gara per le qualificazioni mondiali, ci apprestiamo poi a vivere, ad andare in Brasile per la Confederation Cup che anticipa di un anno il campionato del mondo che speriamo possa vedere l'Italia protagonista con la sua nazionale. Benissimo, noi ti facciamo i nostri migliori auguri. Pure voi, ciao. Vogliamo appunto sapere qualcosa di lei. Beh, non saprei proprio cosa dire. No, sto scherzando. Sono una scrittrice proprio di altissimo livello. Bene. Comunque sono venuta qui a divertirmi. Ti piace la festa? Sì, mi piace. Un ritrovo molto, molto diciamo intimo, dove ci stiamo divertendo e siamo un po' noi. Esatto, esatto. E poi c'è il mitico Ciccio Angelo Nizzo, che ovviamente è lui che è il pioniere, il cuore proprio della notte. Ok, allora buon divertimento. Okay, grazie, cara. Sei molto bella. Grazie, gentilissima. Ciao Raffaele. Allora, ci ritroviamo in questa festa meravigliosa. Ma no, ero io che ti prendevo in giro, lo so che ti chiami Raffaello. Volevo sapere se ti stai divertendo. Sono appena arrivato. Ok, e ti piace questa festa? Scusa, non mi fa ridere perché sennò la finiamo più questa intervista. È colpa sua. È sempre colpa sua. Lo vedo con una telecamera nuova, più piccolina, più tecnologica. Ti vanno bene gli affari, eh? Bene. Vedi? Cosa ci dici? Cosa stai facendo in questo momento? Sto aspettando che facciano il governo. È vero, è verissimo. Ci sei anche tu dentro? No, ma che magari, ma più che altro che finché non fanno il governo non partono le sovvenzioni per i film, se non partono i film io sto a casa. Ok, ti stai riposando, fai un po' di hobby, fai un po' di sport, fai le cose che più ti piacciono. Di hobby, adoro la fotografia, adoro costruire macchine, quindi faccio tutto quello che è... Diciamo posso fare? Ti consente nel tempo libero, che ti fa stare bene, ti fa passare le giornate in modo come vuoi tu, in un certo senso. Ma io ti posso dire che se me il governo lo fanno tra un anno e mezzo, a me va bene.
Dopo questa vi saluto, io mi godo la festa e mi godo la cena, che sono appena arrivato. Grazie, sei stato simpaticissimo, ciao. Grazie. Ira Frontenne, voglio sapere se ti stai divertendo in questa festa. Mi sto divertendo tantissimo, poi ritrovando grandi amici come l'attore Vincenzo Bocciarelli. È una serata molto molto bella. Okay, è molto originale, simpatico, un ritrovo tra di noi, vero? Sì, che non guasta, perché la vita non è solo lavoro, bisogna assolutamente anche trovare gli amici, bisogna anche condividere momenti indimenticabili. Perché diciamo vita... avere anche un rapporto umano sì. più importante, perché ultimamente sembra come se un pochino si è persa questa, si vero? È persa... questi valori. Sì. Si è persa perché le persone sono molto preoccupate per le situazioni, però anche così si aiuta magari ad altri, alla gente che lavora, si muove un po' la serata romana. C'è tanta gente che lavora nella serata romana, noi attori abbiamo bisogno anche di ritrovare i produttori, i colleghi, gli amici giornalisti come te, i canali televisivi. Questo è il nostro mondo, lavoriamo tutto il giorno, durante tutto il giorno e anche alla sera. E quindi abbiamo bisogno di un momento di relax per rilassarci tutti. Sì, sì. Allora buon rilassamento e buona serata. Buon rilassamento, buona serata anche a te. Voglio invitarti perché in Radio 2 fra poco, in qualche settimana, si lancia il mio corso di spagnolo su Radio Rai 2. Oh, che così bello! Bello, allora ci sarò. Volevo farti grazie. Il complimento che sei molto bella e molto elegante. Grazie, grazie anche a te. Stasera siamo un po' tutti fra amici per Deborah, una bellissima festa col Gilda e con tutte le immagini. È piacevole ritrovarsi in certe occasioni fra di noi con calma, senza isterismi. Bellissima l'idea del sax con la chitarra, questa live, e non un martellamento nelle orecchie. Insomma, sono contento per Deborah, per il Gilda e per tutti noi, che ogni tanto una serata così ci spetta, no? Assolutamente sì, e noi ti ringraziamo di cuore e ti auguriamo una splendida serata molto rilassante. Vabbè, tanto voi state qua a testimoniare se ci divertiamo o no, no? Senz'altro, grazie. Deborah, ciao! Siamo venute di persona a farti gli auguri perché ci tenevamo tantissimo. Come ti senti? Va benissimo, perché avere qui tanti amici che praticamente per me rappresentano il mio passato, tanti bei momenti, ora il presente, spero veramente anche il futuro, che di poter stare ancora insieme a tutti i presenti della serata. Bene, noi ti auguriamo veramente uno splendido compleanno, che tu possa avere tutte le cose più belle che desideri. Una cosa ce la devi dire, cosa desideri per il futuro, per il tuo futuro? Guarda, io ho cercato di questa serata di creare una serata un po' diversa dalle altre, nel senso di, infatti il titolo della serata era Relax, Bellezza e Benessere, proprio perché l'idea è di poter passare anche una serata non solo piacevole, dove comunque si degusta anche prodotti dei sapori antichi. Infatti c'è ad esempio la pizza della nonna, che è stato fatto con abbiamo il assaggiato, che è buonissima. Poi c'è comunque, ci sarà poi la degustazione di yogurt con le spezie, ci sono dei oli aromatizzati, insomma un sacco di cose buonissime. Però poi c'è anche la possibilità, non so, ad esempio di farsi dei tatuaggi al nè, poi c'è la possibilità di provare un macchinario per il massaggio dei piedi, per la schiena, oltre che comunque avere anche la possibilità di recarsi in un centro estetico per provare, diciamo, alcuni trattamenti. Per cui ho voluto proprio dare un'idea, insomma, un po' diversa, no? di lanciare anche questa idea di uno dice vado una serata, ma anche per rilassarmi e per riscoprire, insomma, i prodotti naturali. Benissimo, perché ci stai riuscendo veramente perfettamente, perché è una serata veramente molto particolare e molto stimolante. Grazie. Grazie a voi. Io innanzitutto ti devo fare i complimenti perché sei sempre in ottima forma, e questo dobbiamo assolutamente dirlo. E poi ci devi dire anche il segreto di questa meravigliosa forma. Allora, il segreto è quello proprio di fregarsene, e soprattutto... No, soprattutto... Io come mi aspettavo stare a digiuno, fare 8 ore... I propri esercizi. Perché questa ginnastica in acqua, oltre a farti star bene, ovviamente, ti mantiene elastica, la forma, però abilita tutta la circolazione, ravviva la circolazione, per cui tutte le
le creme che noi mettiamo si attivano maggiormente e quindi è la migliore medicina, insomma, poi ti fa essere serena, secondo me bisogna essere serene. Benessere psicofisico, no? Perché spesso e volentieri magari noi lavoriamo il nostro corpo in modo esterno. Rallenti tutto e l'acqua è introspettiva, ti riporta a un essere perduto e poi comunque è assolutamente liberatoria. Tu in acqua una sensazione bellissima. Sì, in qualsiasi posizione perché si galleggia, quindi è proprio meravigliosa questo senso di libertà. Per me è la libertà l'acqua. Grazie Leonora e goditi di questa meravigliosa serata. Grazie a te. Ciao, come ti chiami? Silvio Fiorelli. Cosa ci dici? Dai, accennaci qualcosa, un pochino, dacci anche qualche idea magari per il futuro, proprio per, appunto, per i film italiani, dacci qualche piccolo consiglio. Qualche piccolo consiglio? La domanda è un po' particolare. No, è che in realtà i consigli adesso sarebbero da dare parecchi in fase di produzione. Investite sul cinema, investite sulla televisione. La cultura in questo momento non mi sembra che si stia sviluppando in maniera adeguata. Se posso permettermi. La grande forza dell'Italia è proprio la cultura, no? Sì, assolutamente. Quindi e investire sul nostro paese, sui beni culturali. Poi il nostro paese ha veramente delle cose splendide, veramente, cioè che dobbiamo in un certo senso anche valorizzare di più, perché abbiamo tantissimi bravi attori, dei professionisti, abbiamo tantissimi anche bravi produttori. Sei d'accordo con me? Assolutamente d'accordo, anzi le vediamo in realtà ogni giorno, chi lavora nel settore vede ogni giorno noi talenti. Il problema è che non vengono sviluppati, forse probabilmente c'è un po' di mancanza di produzione a livello giovanile, quindi incentivate. Poi dobbiamo sempre comunque essere positivi, no Eleonora? Secondo me se non si crede non arriva, non succede niente, e soprattutto come diceva Einstein, se tu continui a fare le stesse cose non pensare che possano cambiare, quindi dobbiamo cambiare e darci da fare. Leonora, di che segno sei? Il segno più innovativo che c'è, acquario. Beh, acqua, acquario, tutto. Non a caso. Quindi tu sei anche una persona molto positiva, molto, diciamo... Un po' sospesa dalla terra, vola un po', però sì, non mi prendono le cose negative, riesco a volare. Ci aiuta a stare bene, vero? E anche a assaporare le cose più belle della vita. Che ce ne sono tante, noi non le vediamo, e questa è la cosa che più ti dà fastidio. Non le vediamo, ma ci sono tutte vicino a noi. Ci sono intorno. Guarda. Giallo e c'erano le macchine che non capivano cosa fosse successo, mi ero bloccato perché ero scioccata dalla bellezza di questo paesaggio improvviso. Così. Hai ragione, dobbiamo in un certo senso cercare di staccarci un pochino di più e assaporare, anche contemplare il silenzio, gli uccelli, tutte le cose poi belle, le cose perfette, no? Del nostro creatore, e che spesso e volentieri magari noi o sono, diciamo, scontate oppure non le apprezziamo come dovremmo. Assolutamente, no, ma non è che bisogna fare la contemplazione, perché in quest'epoca non si può, però riconoscerle perché ci sono. Beh, dopo questa intervista, dai, ti ringraziamo Eleonora. Grazie a voi, ciao. Festa di Deborah, e quindi ci siamo visti tanti amici come al solito. E poi non poteva mancare bla bla bla, non solo chiacchiere, con Gianni Testa, quindi siamo al completo. Bene, ti stai divertendo? Sì, molto, è sempre un piacere venire al Gilda insieme a tanti amici e tante persone con le quali sono anni e anni che dividiamo il mondo di notte. Bene, allora ti lasciamo godere questa serata e ti auguriamo tanto divertimento e tanta serenità. Grazie, in bocca al lupo, bla bla bla, non solo chiacchiere. Grazie. Ti stai divertendo?
molto e sono qua per fare gli auguri a Deborah Bettega, che è un'amica, una collega di Rai 2 ed è un'amicizia di anni. Bene, ci piace questa cosa, grazie. E invece tu ti stai divertendo? Tantissimo, tantissimo. Siamo venuti qui a fare gli auguri a Deborah e tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri. È una tradizione ormai decennale almeno che vengo qui, quando Deborah è appena nata, intendiamoci, quindi è un po' di tempo, quindi dobbiamo rispettare questa tradizione. Io ho perso solo un anno proprio perché ero fuori per lavoro, però quando sono stato a Roma, vicino a Roma, sono sempre venuto alle feste di Deborah, che sono molto divertenti, piacevoli, c'è tanta bella gente, un sacco di amici, quindi siamo ben felici di festeggiare. E io preferisco essere definito direttore artistico, diciamo, comunicate. E lo sei. Che diciamo, Pierre ormai. Direttore artistico da 20.000 euro a sera, è un grande. Ecco, così. Sarebbe bellissimo, però da una cosa. Lo faccio per passione io. E si vede perché il locale va benissimo. Meno male. E poi dobbiamo un attimino. Il grande, grandissimo, è un onore per me. È un piacere. Grazie. Bla 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 bla. Allora, mi dice, aiuto. Come stai innanzitutto? Allora, bene, piena forma. Bene, ti piace questa festa? Ti stai divertendo? Ti stai rilassando anche? Rilassando, divertendo e tutto. E poi ti devo fare i complimenti. Grazie. Che sei... Ne ho bisogno. Sei novellissima, mi hai detto. Pertanto ti posso dire una verità. Sei straordinario. Grazie. Questo è molto importante. Non ti preoccupare. Poi un consiglio da te, un complimento da te, penso che veramente aiuta e ci fa sentire ancora meglio, no? Colgo l'occasione per salutare tutti i telespettatori di Bla 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 Bla. Ti posso dare un bacio? Sì. Il piano della Bettega, quindi siamo venuti a trovarla. Io sono appena tornato dall'America, ho vissuto 3 anni a Chicago, mi sto riambientando. Adesso nel web sembra che sia il nuovo business, quindi ne ho partecipato a 2, una l'ho anche coprodotta. Bene, quindi, bene. Ci stiamo rimettendo in carreggiata. Sì, poi per il resto va tutto bene. Ma tutto il resto, tutto quello che viene è sempre buono. Ciao Enrico, dici qualcosa di te, parlaci un po' di te. Che ti devo dire? Ti devo dire che sono venuto a questo compleanno, Deborah mi invita da tantissimi anni, non sono mai riuscito, quest'anno non so quanti anni hanno, gliel'abbiamo chiesto. Però... Non è carino chiederlo, no, dai. No. Però sono qua, insomma, a fare festa con gli altri. Bene, e dici invece qualcosa di te, dai, vogliamo sapere qualcosa di te. Che ti posso dire? La novità, qualsiasi cosa. La novità della mia vita è mio figlio. Questa è una bellissima cosa. Sì, mi sono deciso finalmente ad avere un bambino, sono felicissimo e è la luce in questo momento per me. Sono molto impegnato ma molto felice. Beh, questa è una cosa molto bella perché poi al di là del lavoro, della professionalità, diciamo che con un figlio si riempie proprio come posso dire, l'amore più grande, no? Si conosce poi l'amore più profondo, no? Assolutamente, poi per me è un'esperienza totalmente nuova, a me non piacevano i bambini, adesso invece... Quindi probabilmente magari in un futuro potrà esserci anche un altro progetto, perché no? Un altro bambino? Non ho detto adesso, ci dobbiamo riprendere ancora. Dobbiamo fare un altro po' di puntate. Dobbiamo dormire 2 o 3 anni e poi vedremo. Hai ragione, goditi questo splendido momento perché poi il tempo passa e chiaramente non si torna indietro, quindi questi sono dei momenti veramente indimenticabili che bisogna goderseli il più possibile. Io ne ho 2 di figli, quindi li capisco perfettamente, anzi una è qui in sala, ormai sono grandi, quindi io non mi ricordo più ormai le nottate, però mi rendo conto che tu invece le ricordi molto bene, le stai vivendo. Molto, molto attuali. Sì. Bene, grazie, grazie in bocca al lupo per tutto. Anche a te. Tutti voi rappresentate parte del mio passato, il presente, per cui questa serata, che insomma spero che vi piaccia, vi sia piaciuta e spero tanto il futuro ovviamente. Ho cercato comunque di dare spazio a una situazione anche un po' diversa rispetto alle altre serate, infatti di dare un tema, relax, bellezza e benessere. Perché? Perché
avete la possibilità, per chi non l'ha notato, di poter fare attraverso un macchinario che appunto che c'è, massaggia i piedi e poi c'è un altro per la schiena, qui c'è Roberto Breteni. Poi abbiamo la possibilità di farvi dei tatuaggi all'enne grazie alla leader make up di Viviana Tramassotto, che oltretutto appunto c'è Serena De Vita che vi fa il Tica Roma, nonché lo yogurt con le spezie, sempre per richiamarsi al fatto dei prodotti naturali. Al tecnico delle luci, il nostro grande tecnico, bravo, e grazie a tutti per essere qui. Giancarlo Bottigia, per favore, dove sei Giancarlo? Un grande ringraziamento da parte di tutti. Auguri a Gioni, a Gioni, guarda qua, Antonio, Bottigia, guarda questa splendida serata, il compleanno di Deborah, grazie e a presto, buonanotte, ciao ciao. Tremando d'amore, lei viene qui questa sera, solo una questione di ore, spero di non morire vedendola entrare, potremo restare soli. Ho messo il vino nel frigo, cuoce sul fuoco il sugo, il macellaio dove...